occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Milano ha organizzato una serie di iniziative di sensibilizzazione. Un minuto di silenzio è stato osservato nello stesso momento in tutti gli uffici comunali, in ricordo di tutte le vittime di violenza. A Palazzo Marino è stato anche esposto un manufatto dedicato alla memoria di Mahsa Amini, la giovane 22enne iraniana arrestata per non aver indossato correttamente il velo e morta in seguito alle percosse. Uno youtuber di 30 anni chiamato Creepy Ryan è stato denunciato dalla polizia di Bologna, coadiuvata dal reparto di Ravenna e dalla polizia postale, per aver pubblicato un video intitolato 9 modi per suicidarsi. Una sua giovane seguace di 14 anni, dopo aver visionato il video in questione, ha tentato il suicidio seguendo i metodi descritti. I genitori, accortisi del fatto, hanno sporto denuncia alla polizia, che ha rintracciato lo youtuber, rimosso il video, oscurato il canale e denunciato lo stesso.